La compagnia Amici del Teatro di Chiaramonte Gulfi da oltre 25 anni opera con successo di critica e di consensi nel panorama teatrale ibleo. Numerosi i lavori messi in scena, tratti dal vasto repertorio degli autori siciliani classici e contemporanei, nonché dalla produzione del celebre commediografo napoletano Edoardo De Filippo. Significativi ed importanti riconoscimenti e premi sono stati conseguiti nelle rassegne di teatro dialettale alle quali la compagnia ha partecipato. Negli ultimi anni la compagnia ha maturato una vocazione internazionale, essendosi esibita in due tournée consecutive, marzo 93 e maggio 94, in Australia, ospite delle comunità di emigrati di Sydney e Melbourne. L'esaltante esperienza di proporre ai consanguinei d'oltreoceano, squarci della tradizione del costume locale, è stata ripetuta nel novembre 94 in Venezuela e nel mese di ottobre 96 a New York. Ovunque accolti con incredibile calore e coinvolgente entusiasmo, i componenti del gruppo hanno tratto da queste esperienze preziose testimonianze per un arricchimento umano prima ancora che artistico. Tali eventi sono la conferma che le distanze territoriali non costituiscono ostacolo insormontabile per allacciare e sviluppare rapporti culturali e sociali tra le comunità di emigrati e i connazionali della madre patria, nell'esaltazione e nell'affermazione dei comuni valori e della identica radice linguistica e culturale. Assaporato il traguardo delle nozze d'argento, il gruppo intende con rinnovato entusiasmo confermare i progressi raggiunti e la maturità artistica dei suoi componenti per un periodo altrettanto lungo, nella consapevolezza comunque dei limiti del teatro amatoriale, ma anche del calore e dell'entusiasmo che solo esso sa esprimere. Sausizza. Poi mi meraviglio della tua finezza antò chiamarmi. Oh, ma! Chiamami mamma. Sì, mamma, come tutti i figli finulini chiamano le loro madri. E allora vuol dire che diciamo mammi, ti piace? È inutile, quando uno nasce tunno, non può morrere qua già. Ha voglia che mi sforzo per cercare di nobilitare va tutto. Niente, niente, io priere cammate. Comunque, un posto non stai ampiccicando su quaggio, a mia non mi piace. Non ti piace? No. Io non mi metto. Perché se su quaggio non si viri dalla casa della signora Pipitone, ama spisi i soldi inutilmente. Su quaggio lo devi spostare più a mano manca. A mano manca? Sì. Sopra la porta Rogers. Non ci fa niente. La cosa più urgente per stura è ampiccicare il quadro. In quanto al Waterloo ci pensiamo in appresso. Che è sto Waterloo, ma? Il cesso scecco. Ah, oggi sì, in continente Waterloo. Si chiama Waterloo. Ah, come dai a insegnare e stai a perdere a chia? Questa è proprio stauccia. Andiamo a mettere cabana allora. Sì.
Ne so po' bello. Ah, quando la signora Pepitone sa faccia e vira il suo popore antenato, tu a birre come per lei Miria ci muore nel balcone. Troppo bellissimo, Ma c'ho tosto come la maccia mare. Come ti pare, Fausto? Sì, Fausto Coppi, Gino Batter, Claudio Villa, come vuole che ci mettiamo? Non ti piace? Ma che è sto nome? E allora ora cerchiamo un nome più moderno. Più moderno. Claudio Baglioni. Sì, è così che andrà la mattina la sera. Ma, non ti piace, manco questo. Ci vuole, cane, un nome antico. Sa capire che essere una cosa vecchia. Ragioni hai, ma come la maccia mare? Aspetta che ci penso. Ma! Clodoveo! E che bello! Clodoveo Cassarà! E come suona bene! Ah, troppo bellissimo. Bello! È inutile! Viaggio giovane avita la mente, magno ciò per te! Clodoveo Cassarà! A tu immagina la faccia che fa il papà quando vede! Lasciamo perdere! Tuo padre queste cose non le può capire. Non le può capire. No, questi non sono biscotti appesi a niente, no. Tuo padre è un povero uomo, sì, un uomo senza ambizioni. Lui, popolano, è nato e popolano morirà. Uvire, Lelio, io invece nascere non ho già maniera. Sì, perché io sono nata signora. E la mia missione, sai qual è? Quella di nobilitare chi non sa tagliare un palmo lontano dal proprio naso. E topace, casa e ufficio, ufficio, casa, mischino, è come se il naso non n'avesse. Rosa, Rosinda, da dire una cosa. Che c'è lei? Nanni. Io vuoi Garibaldi? Garibaldi. Garibaldi. Garibaldi fu ferito. Fu ferito in una gamba. Garibaldi che comanda? Che comanda i bersaglieri? Garibaldi. Garibaldi. Ti piace, no? Io stanotte ho detto scusa. Io stanotte ho detto scusa. Mi sta a casa. Ci sono gli spirti! Ci sono gli spirti! Lei, io stanotte ho detto scusa! In questa casa ci sono gli spirti! Ci sono gli spirti! Che bello! Cammina solo questa casa! Nanno, che stai facendo tu? Che cammina solo questa casa? Stai detto 100.000 una volta che tu di mano dopo non ti ammetto mai, per nessun motivo! Cammina tu! Non so cosa che ti interessa, ne va tutto! Buongiorno a tutti! Per regodiste! Ma dire una cosa? Sì! Io stanotte ho detto scrutto! In sta casa ci sono gli spiriti! Ah, sì, nonnino, sì! Ciao, mamma! Tesoro, ciao! Ciao, Lello! Oh, bella cavallerizza! Lello, smettila con questo scottò! Mamma? Io sono stufa. Stufa? E di che, figlia mia? Ma se sei un amore intenuta da cavallerizza? Appunto, un amore. Ma se io indosso questa divisa, voglio avere veramente un cavallo. Come fanno tutte le mie amiche. E non andare e tornare dal centro solo per farmi vedere da quelli del palazzo. Mamma, ma è una buffonata. Non è una buffonata. Ricordati, figlia mia, che nella vita l'importante non è quello che fai, ma quello che lavaci credono che tu faccia. Carmelina! E poi non è detto che domani non puoi avere un cavallo. Sì, visto che finisce come uomo Kawasaki. Ancora lo spietto. E tu che fa? Un rispettasti tuo patto? Qual era il patto che abbiamo fatto tutti? Qual era il patto? Sentiamo. Che se tu per Dio tu 20 kg facendo a dieta, io ti accattavo a Kawasaki. Cacchè, quando ma siccome i 20 kg tu ce l'hai ancora a duoco, a motocicletta è ancora un cuozio. Carmelina, ma che diventaste sorda? Comandi, scusa. Ma insomma, sono 2 ore che ti chiamo. E mi scusi, l'ho sentita solo adesso. Dai subito una spazzatina per terra.
ti devi mettere in testa, figlia mia. Capurissi che l'abito non fa il monaco, vi ricaero, o un cretino o in malafede. Sì, perché l'abito fa il monaco. E come sparte? Per questa cosa aveva ragione, mamma. Ma mi scordate una cosa, ma c'è? Susete, vado a presentare una persona. Ma cosa c'è? Ti piace? Spero. Questo è il nostro antenato, Clodoveo Cassarà. Ma bello! Ti piace? Ti piace? Proprio bello! Mamma, ma è autentico? Patrizia, non cerchiamo il pelo nell'uovo. Non ha importanza che sia autentico. L'importante è che ha l'aspetto dell'antenato. E vicio! Ma Guido Caponta ci sa che quando la signora Pipitone si affaccia e vir questo bel quadro di antenato, tu a birrere come per la invidia, ci muore nel balcone, ci scappa il pene, ci scappa. Signora, signora, si è affacciata la signora Pipitone e sta guardando qua. E tu stai scopando così? Cretina, fai subito come ti ho insegnato io. Patrizia, aiutala. Subito, mamma. Meglio. Suo marito non ancora si è incasato, ma non si farebbe girare la testa. E significa che non potete venire prima. Sa come sono questi mariti? È una riunione, un rendezvous, un fricassè. E certo, sono uomini di mondo. E poi, forse il suo coniuge si sarà fermato per fare un poco di straordinario. Sa, in questi tempi i sordi scarsiano, non ci sono sordi che bastino. E allora certo un poco di spezzato non guasta. Come si dice, dolce non spezza lavanda. Mio marito è il cavalier che sarà prossimo commendatore e capufficio? No, lui straordinario non ne fa, manco a casa. Lui è sempre di un passo. Sì. Come parte finisce. E gliel'ho detto, è capufficio, e per obbligo se la deve fare l'MLM, col comito. Io invece, vede, sono alla riversa di lui. Sì, io sono più scattante. Il sangue mi bolle come bolle l'acqua nella pignata quando si ci deve avviare la pasta. E cosa vuoi? Normalmente quello che manca al marito, per grazia di Dio, ce l'abbiamo noi mogli. Sì, tutti bene, grazie. Come? Avete cambiato la macchina? Una Mercedes. Quella lunga, lunga americana. No, tedesca. Nuova. 60 milioni. E chi sono questi milioni? Io sa, per fare il ristorare un quadro che quando viene a casa glielo faccio vedere. Sì, un quadro che non ci l'ha non manco al Vaticano. Ho speso un occhio della testa. Certo, in alcune occasioni. E grazie, grazie. Porgerò. Buonasera, buonasera signora. Si canciara la macchina! Ma che fame state sentendo? Si canciara la macchina! Sa cattare una Mercedes! Ma come fanno? Suo marito è un semplice impiegato di seconda classe, mentre vuol sciupaci è capufficio! Ma gattaci come! E signori miei, e cao e basso cielo e gavata la terra, non si scappa! Chi ste non hanno terra? Non hanno palazze, e
pure accattono senza l'onore. Indi una Mercedes e ne oggi manco una bicicletta a cerrote. Mamma, però si vede che se lo possono permettere. Finisce la Patrizia. La verità è navicia. Sì, eco marito della signora Pepitone ci sape fare. Mentre vuoscio pace è quel cretino caratteristico che aspetta i passeluna cacciato un monosule. Ma per fortuna ci sono io in questa casa a salvaguardare il decoro e la dignità. Sì, ma se loro fanno 100, io faccio 1000. Fai grillere a fare 1000. La stessa cosa è. L'avvi avuto tua pace, stabilità che hai aiuto. Se stai tu via. Buonasera a tutti. Ecco il televisore. La torriata tutta la città, tutta, ma tutta! Tutti d'accordo! Egregio amico, per essere che l'antenna si accatta assieme al televisore. Noi oh, siamo l'unica famiglia dello Stato italiano ad avere l'antenna senza avere il televisore. Accattalo! Oh, e non ti righi bene per portare sto sommino. Che vi a fare? Vediamo l'autobus. Appena ce n'è nell'autobus e fregai l'occhio alla signora. Che di venire con un controllore, signor Leve, a che lo stesso antenna, a che l'antenna c'è stati i causi, zitti, mi fece uscire da dopo due fermate, doppio biglietto, dentro. Ma fatta bene, avevo giuro che cammino, sono tutto solato, tutto stanco, a poi passerà la banca, passerà la posta. Signore mio, ha pagato un sacco di soldi, le bollette, acqua, luce, telefono, oh ma spendere c'ho picca sordi, ma io non lo saccio. Ma poi tu così, ma io con te mi avvicino il parpaglione, ma te la faccia, con te mi avvicino, ma chi è? Tu hai un tuzzo che ti incanta una routine da qua, vieni a carnevale, ma io non ne posso più, io mi faccio tagliare tutte cose. Ma chi è che ti fai tagliare? Luce, telefono, acqua, tutte cose. E quanto sei lamentoso. Comunque, se la canomia vuoi fare, falla tu, perché in tasta casa, luce, telefono, munizia, acqua, si paino. Io devo fare la canomia, io? Sì. Ma che mi tagliaste? Che sogno fissano? Io la devo fare, ma come? Se una giacca me l'una settimana, un pari cavo sui 15 anni. Oh, una camisa rotta, ma che mi ha cattato per 3 anni e mezzo. Oh, ma che fa? Ma io non ho vizio, non ho bar, non fumo. Non ho bagno per non cercare carta igienica, la faria, cara mia. E che entra, cara amica, i soldi si spiendono che pare che fossero fave. Se in questa casa non ci fossi tu io, tutte cose a rotole avesse l'aiuto. Almeno mi sono campato tranquillamente. Tranquillamente e sereno e senza fare tutto scivolfranco. Ora signora cara va a dire che fare con questo accesso. Dimmi lo che cosa devo fare. Ma come che ne fare? Ora aumentiamo un tuo barcone. Così la gente vira l'antenna e pensa che abbiamo un televisore. Tu sei sempre il solito inutile uomo. Non lo fai ragionare questo piccolo cervello. T'ha ritto 1000 volte che uno deve fare credere agli altri di essere quello che in realtà non è. Ah, fa la muscia. Oh, sì. E poi la signora Pipitone, affacciandosi dal balcone, vire l'antenna e mi addomanda come mai l'abbiamo spostato. E che addomanda? Sì. E che addomanda? E io le rispondo. Ma siccome ora ci abbiamo cambiato il televisore, ora ci siamo presi... Ci siamo presi. Sì, un apparecio tedesco. Ultrasuono, no. Cinemascopo, oh. Bianco e nero. Ma che merigi. E magari a colore. Ma che merigi, cosa bella. Ma come stai dicendo tu i cose, pare che l'hai inflata a cavuglia, che giornata, ma che stai angocciando? Chi è sto bianco e nero, a colore, ultrasuono, cinemascopo? Ma parla come ti insegnare. Ma perché non si dice così? Ma metto un barcone, preciso, e c'è un bel nome. E un avanetto. Un barcone. Ma così passa la finanza, a ciana, e poi abbiamo l'abbonamento senza avere niente programma. Con fossi meglio che la mettessimo nella terrazza, almeno così papari e mi sono oiato e ne veniamo magari in stazione. In terrazza! Da panno mare ne veniamo in stazione. In terrazza! Se a così serve per posare la siccisciunella. Sonetta. E la signora Pipitone non si accorgerà di nulla. Sonetta. C'è qua signora Pipitone, che da non se ne adduna. E certo, perché qua dentro tutto viene fatto in funzione della signora Pipitone, eh? A proposito, ma che fai?
qualche camerissantura, signora Pipitone. Usai casi canciare la macchina? Usai casi accattare una Mercedes? E vabbè, si accattare solo i indi, bravo, auguri e tanto. Andiamo, manco una bicicletta a cerrò. Ma che fa, non ti vergogni? Tu, capo ufficio, e suo marito, un semplice impiegato di seconda classe. Ma come fanno? Tu ma a dire come fanno? Chi sono i pigli di sorde? Senti, lascia stare la macchina, lascia stare la Mercedes, ma calma, stare attenti. Poveri, che cane entrano a camminare in un cozzico tirdo, perché questo è sul tempo triste, sul tempo relaggio, che c'è un rischio di raffreddare in galera. O sai quando gli induzzi vieno all'ufficio? Ah, signor Casimiro, che sarà? Se lei magari putisse. E mo di un'altra 50 me la lì. Non mai ho niente, niente, niente. Non accetto niente, nemmeno niente in un caffè, ma manco una caccia di pomodoro, niente, niente. Solito paracqua morto da fame. Sì, aspetta, passa una caccia con lo sole. A mucca c'è dazza, a mucca. Grazie. Ma per fortuna ci sono io in questa casa a mantenere il decoro e la dignità. Ma che fanno in Italia? Cuse cance i macchine, cuse accatte i palazzi, i casammare. E come fanno? Stupido, che pensa che è cosa uno stipendio? Grazie. No, grazie. Chi si ha una faccia tosta? Se mangiano, buono, a facciazza di tu. Sì, senti. Poi la televisione, antenna come vuoi tu, ma che entra a camminare a sarregare diritto, eh? Perché te dico un proverbio antico che dice che con zappa buona la vigna, se buona la zappa buona la vigna. E dopo trasso. Va bene, dopo trasso. Tu nasciste per farmi pigliare in erba a ciussare quanto io già non ce l'ho. Ma poi su stantenna che è mia. Che gentilezza, che ristoro, che piacere tornare alla sua casa, vedi? Uno sa... Che sbagliaste, mise, perché a carnevale passavo, figlia mia, non mi si luglio, sì, ma come ti vestiste? Come ti vestiste? Ma non è colpa mia, papà, se mi avete voluto dare un'educazione di lusso. Altri, non mi facete crescere pazzi, altri, quale... Ah, tua madre ti ha voluto dare un'educazione di lusso, capisci? Tua madre! Ma come ti pare, ha poca importanza. Comunque, se indosso questa divisa, voglio avere veramente un cavallo. Che ridere, ci hanno accattato davvero un cavallo. Figlia mia, ci sono accorti tra un manichino di scopa, c'è anche la macchina che corre. Un cavallo. Oh, calma, figlia mia, come dicono i francesi che di queste cose se ne intendono. Perché per recitare il ruolo ci vuole il physique du rôle. E la famiglia che sarà, mica non ha il physique du rôle per mantenere certo tenore di vita. Ma queste cose le capiscono le persone ragionevoli, eh? Ma visto che tua madre, anzi mia moglie, non appartiene alla categoria delle persone ragionevoli, carina, se va avanti in funzione della signora Pipitone. Come tua madre, sì? Allora, dove posso dire? Rosa! Rosella! Cosa si mangia questa sera a cena? Pollo in salsa verde! Questa roba! C'è alla maionese! E ancora! E macedonia! Macedonia di frutta, visto? Vedi che bello scegliere per la moralista. Un menù che ne arriviamo questo, ad uso e consumo della signora Pepitone. Per dire che stasera mangiamo solito bella insalata di cipolla e pomodoro, tanto c'è dei tomazzo e se c'è un cucchiaio di vino. Ecco fatto, l'antenna è sistemata. Gesù mio, come siamo pazzi. Casimiro? Ti piace, va? E che è sta novità stamattina? Ho l'onore e il piacere di presentarti il tuo antenato, Clodoveo Cassarà. E questa è l'ultima cassariata della giornata. Ma come ti pare? Una bella faccia.
capisce? Papà, non offendere il capostipite della nostra famiglia! Senti, tu non farò cretino fuori orario, Non farò cretino, fermati! Studa! Studa sto cosa, ma che è un balli santuito? Studa, sta accetto, Certo, era certo! Con un denato con una gran faccia di scemo di chissà. Era questione di tempo che vi annescere un discendente atturrato e microcefalo come a tia. Perché chi sto sento? Papà, tu non puoi capire niente. Noi la musica la sentiamo. Un danno che la fai sentire perché non la vuoi sentire più di me. Noi giovani d'oggi affoghiamo nel ritmo la nostra disperazione, papi. In noi germoglia il seme della violenza. Noi siamo figli dei tempi. E quel figlio che sto facendo cacciamo? Noi viviamo nella giungla d'asfalto. Pezzone comodo, mi disciacquiasse davvero un altro, un cambiente di vero. Mi scoraggia la segna. Papà, noi siamo la gioventù bruciata. Ma chi è che si sta bruciando giù a prima? La gioventù non da figlio si sta accarpando, Ida si sta accarpando. Delinquente, fermate che mi scoraggia la segna, fermate che mi scoraggia la segna. Ma quando fu sto fatto? Parla chiaro, quando fu che questa gioventù si è bruciata? Io che sto volendo sapere? Che ho fatto? Quando si è bruciato il giorno? A guerra! A noi ci ha bruciato la guerra! A guerra, chi sto bruciando? A guerra! Ma se quando finiva la guerra si è nuovio così è mizio? A curva! Ma io non lo capisco, ma tutto a più ti pigliavo un poco di riscaldamento, cose mulino che ti ha mangiato, non a bruciatura! Saccio che io un danno fuori quando vanno a scuola, San fraschiava la testa e non ti posso combattere giù. Chiunque lasciare sta roba, piccerino, ma che danno venisse con l'uovo sbutato stasera? Ragione, va. Un piccerino. Metti a mannello in braccia che ci facciamo un uovo e ce l'amo per vero, un piccerino. Non cosa dentro di questo cane. Mi sta per entrare la mattina sera, ho già mamma, un piccerino. Che ci facciamo un pannolino, vediamo che ci potremmo dare. Un piccerino. Che io sogno così, io sono considerato un pupo di pezza, anzi un manico di scopa. Eh no, questo non lo puoi dire, no, perché tutto quello che si fa in questa casa, in fondo si fa per te. Per mia, perché non ci piace la signora Pepitone, no, per mia. Proprio così, perché proprio attraverso la signora Pepitone che io salvaguardo la tua dignità. Se fosse per tia, Niavoce mi facesse tu calpestare dai tuoi inferiori. Pepitone. Proprio così. Ma figurati se io mi potevo aspettare di tia d'anticcere il riconoscente. Eh no. Tutti così gli uomini. Solo perché portate a casa 4 soldi di stipendio, facete tutta la voce grossa. Diciamolo 4 soldi che potesse papare. Non apprezzando per niente l'aiuto che vi danno le mogli. La nostra è una missione oscura, ma eroica. La famiglia, caro mio, è come l'Etna. Il marito è il pendacchio appariscente. La moglie è il fuoco che brucia ma non si vede. Io non ne so bruciare un nome crocefalo, io non ne so salvare. Ora insomma questo pennacchio appariscente vuole essere lasciato in pace. Lasciatemi leggere un giornale per opera di carità. State quieto. Rispondi tu, Patrizia. Siete come a rispondere bene. Hello? Sì? Qui che sarà? Oh, signora! Sì, è qui. Sì, un attimino che gliela passo subito. Sì, sì. Mamma? C'è la signora Pipitone al telefono. Come? La signora Pipitone al telefono. Ma
Casimiro, ma chi vuoi sentiste? Che ti sente buona? No, ma io, come gli agnesti, ma che telefonavo per se ne entrare a Repubblica, che risponde, bene. La signora Pipitone. Sta lì, e sta ma che può volere, Remia? Che volesse dormire prima nella bagna e poi ci vai a rispondere, vieni, Maria, figlia mia. Mamma mia, che risponde, rispondere. Sì, sì. Non ti aiutare che non ti viene, non ti viene, non c'è bisogno che ti zitti, non c'è bisogno. Che commatto, che commatto, che... Pronto? Pronto? Oh, signora, e lei? E come ti assi... Mi scusi, sa se l'ho fatta aspettare. Ma come fida? Ma ero di là nell'altra stanza. Sta panna, era? Sì. Sì, sì, mi stavo tagliando le unghie delle piedi. Ah, perché non ci potete dire che ti arrascavo di carcagna? Ma quando vuole. Le unghie delle piedi. Le unghie delle piedi ci dice. Sì, sì. A più tardi, allora. Ma una maschera. No, le unghie delle piedi. Signore mio Dio, le unghie delle piedi. Sta venendo qua. Maria, che tu ci non hai stato, questa maniera non cade. Viene qua la signora Pipitone. Ma Maria, sì, dice che mi deve parlare. E ecco, mamma, a fare una Pipitone nella mia casa. Carmelina! Dica, Patrizia, sì, bisogna abbellire, oh, arricchire un po' questa stanza. Ma voglia, c'è una muratura, l'ingegnere, l'architetto. Ma lasci, Pipitone. Fermo, fermo, il pennacchio appariscente non collabora. Rivolgiti alla gioventù bruciata. Ma tu sei spiritosa. Carmelina, e vai là dentro e va a piglia, va dentro Casimirina, la poltrona. E Casimiro, ma tu fai qualcosa, non stare lì. Che cosa devo fare? Non lo so, ma fai qualcosa. Casimiro, ma che stai facendo? Sei buona la tua teoria. Mi pare che lo dici sempre che non è importante fare qualcosa, ma dare l'impressione agli altri di farlo. Mamma, il tappeto dove lo metto? Ma quale tappeto? Ho portato il tappeto nella stanzoletta. Ho portato il tappeto. La poltrona è in camera del nonno. Ma che siete? Parlo il tappeto da entra. Ma che siete? Ma vedi che sta avvenendo? Ma come zitto? Ma come zitto? Siedi! Ma come zitto siete? Ma che siete? La poltrona, la poltrona. Ma la poltrona! Ferma la poltrona, figlia mia. Ma che si scimoni? Portalo da entra. Ma qui c'è la chiede di aiutare la venuta. Fai se ne va subito. Ma che ti interessa, figlia? Ma lascia che stai a settare! Non posso essere mio pigliato un monedisco. Ma la poltrona! La poltrona è mia! Casimiro, sei portato! La poltrona era sotto! Non stai venendo, papà! Qua? Cosa? Chi stai? La poltrona! Carmelina! Ma che fai? Carmelina! Sì, Carmelina, papà! No, signore! No, sto no, che fai? Mi fai a casa? Ma che già sia? Ma dimmi una cosa. Me ne scappasse le fai. Io stanotte il dito scruzzo. Mi sta casa ci sono i spiriti. Casimiro. Ma siete. E così mi pare che va bene. Beh, beh. E io come vi parlo? Va bene, una pupilla lei zitta è scappata dalla torta. Si può fatta no. Quanto sei spiritoso. Sì, però non siamo tutti così impalati. Mettiamoci a sedere. Sì, perché sembra proprio che tutti stiamo aspettando lei. Ehi, da quando mai? Io mi trovo a passeare. Che spetta Rita, che c'è? Susiti. Alzati. Sei una poltrona, Casimiro. E poltrona ce n'è una e serve pa' signora Pipitone. Ma paghi della Pipitone alla delegato. Mettete il dato magari che c'è il duro non ci fa niente. Ragazzi, state qua. Cosa fanno le ragazze di buona famiglia quando non hanno niente da fare? Si annoiano, mamma. Bene, e allora fallo, ma fallo con disinvoltura. Sì, il Lello, tu suona qualche canzone napoletana. Te fermo! Fermo però per la canzone. Sta fabbrica di scruscia e stare ferma. Non ti attacolare proprio per la fermo. Visto, visto mamma, per noi non c'è più speranza. Se noi giovani non possiamo affogare nel ritmo la nostra disperazione, dove dobbiamo affogare? Dove? Ma vuoi fuoco? Ma vuoi fuoco che te lo ho chiesto? E ci dirà la catenella, ci dirà. Ega non ci passa, ega non ci passa. Ega non ci passa. Non ci passa. Non ci passa. Oh.
Che fa? Chi sta facendo la strada? Chi ha? Yoga. Yoga! Yoga! Oh, aspetta questa mormoria, yoga! Papà, è la ginnastica indiana. Ne fermo, fa ginnastica! Dice un passo a te. Ma senti, ignorante, sì! Questo caruso è malo comprato. Fermi! Casimiro, ma siamo messi, era così, che non va a fare? A catagrafia! A catagrafia non va a fare, vedi, lì è andata che c'è voce papà, lì è andata. Ma chi è che stai facendo? Non è ora, me ne vai in un balcone e sparo i mortaretti che sta arrivando la signora Pepetone. Innanzitutto, mi fai il favore, visto che all'occhio della gente rappresenti ancora il capo famiglia, di ricordarti che sei il superiore del marito della signora Pipitone. E anzi, a caduta di discorso... A caduta di discorso? No, non fosse male che tu ce lo facessi tu notare. A caduta di discorso. Se ora io me ne vado da banna, pigli qui 4 gradi, impicci con la giacca. Deca, io sono il superiore della signora del marito. Non c'è bisogno. Ora te lo dico io come faccio. Sempre a caduta di discorso. Sempre. Per colpirla. Quando non mi devo uscire con la caduta di discorso. Tutta una frase così accademica. Io domani alle 11 ho un appuntamento a casa del sindaco che è un carissimo amico mio. Io? Tu, Romane, all'11. Sì, Romane, all'11. Ma non vai io, Romane, all'11, Rossino, ma che bambini? Ma perché? Ma lei, dall'11, che non diceva a me, che tengo la sassosa a pigliare un caffè, diceva a me all'11. Ma quanto sei sofisticato? Ma che c'è bisogno di scendere in dettagli? Tu, domani alle 11, hai un appuntamento dal sindaco. Vabbè. E basta. Non pigliaste tu, basta. Pimbabbiare. Babbo. Per babbiare, babbo, ma io non lo so. Per babbiare, babbo. Tu per dirmi babbo, ricricco, ricrocco, mancugnare sempre, mancugnare. Piuttosto, mamma, mi stavo domandando, ma cosa potrà volere da noi la signora Pipitone? Figlia mia, è chi giù che mi domando magari io. E non mi so dare una risposta. Casimiro. Non si avvicina il periodo delle promozioni. Sì, ma ancora, non c'è un mese. Fra un mese? C'è un mese. E la signora Pipitone viene da te per raccomandare la promozione del marito. E viene da te che sei il suo diretto superiore. Sono a cavallo. Povero cavallo. Perciò Casimiro mi raccomando. Sì. Me la dare questa soddisfazione. Usai, quando Ida viene e ti addomanda... Mi addomanda... Sa, signor Casimiro. Ma così? No. Io volessi che lei mi facesse un favorello. Un piccolino, un favorello. Sì, lei mi dovesse raccomandare mio marito per la promozione. Cico, che c'è dubbio, signora? Su, no, tu? No. Ah, no. Tu non abboccare tutto da una volta. Ah, per capire. No. No. Piano piano. Ah. Tu a fare un difficile. Difficile. Sì. Che c'entra? Tu che ci devi dire così. Sa, signora, sì, di questi tempi gli è tanto difficile. È difficile, sì. Ah, sei difficile. I concorrenti sono magni assai, quelli attira, che vogliono. A tira da risorta, visto che ce n'è assai, una giurma. Sì, sì. E hanno tutti gli occhi aperti. Tutti gli occhi aperti, tanto così, precise. E allora io... Credo. A così, c'ha a dire. Mezza parola. E tu rossi. Sempre difficile. Sempre. Sì, da fare credere di essere importante. La voglia. Sì, da mettere in uno scalone sopra riva. Mi piace che la forfe già da riure da sopra. Ti devi fare pregare. Ma che c'è dubbio? Sì, e tu sempre. Fermo. Fermo! Impossibile. La voglia una statua. Sì, sì, un monumento ai caduti. E quanto sei spiritoso. Sì, e andiamoci per la tua minciuneria, si è ma così. Nuri e crudi. È inutile, sei il solito uomo. Ignorante animale e bestia! Grazie, 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 figlia.
Dio mio, ma che bella complimenta che mi stai facendo! Ma che dici che l'hai inflata, caudia, una dopo l'altra l'hai inflata tutte per me! Gentili. Sì, io romano mi prendo a banca e mi scancio per come tirano frutte, bestia, animale, ignorante, grazie, grazie! Siete proprio gentilissime! Gentilissime, sì! Patrizia, i nostri genitori si vogliono bene! Tubano! Un tubo nella testa, tu la sai! Tubano! Babbo! Babbo! Un cugnolo do babbo! Che entro il danno che parlate magno tutti voi, perché se non ci fossero gli altri e chi sta che fanno sempre di casariarlo, che entro se fosse il campasse tranquillo, serene, con serenità, senza scruscio! Scruscio, che si dico? Quando sono scruscio, ma pare tu! Io stanotte ho visto un scruscio! Sì, papà, sì! Nesta casa ci sono io! La voglia, papà, che non ci ne spirito, che ci sono i pazzi ci sono figli! I carcarazzi! I carcarazzi, papà, i sonnelli ci sono! I muniti! Ma quale? E sentite, papà, la risuonare tutte due! Sì, i congiappati! I congiappati, papà! Ah, sì! E qua, tutti fermi! E Carmelina! Giusto, la signora che può fare, Carmelina. Aspetta, aspetta. Allora, sì, falla nuova, sì, sì. Mettici un melo, mettici una lanza, faccio un melo, sì. Carmelina, fatti, sì, sì. La pampera, ma che te faccio, uso le galluccia, perché hanno testato la pampera davanti. Oh, signora, buonasera. Prego, prego, si accomodi. E conosce i miei figlioli? Signora, grazie. Che piacere. Beh, diciamo bene. E conosce i miei gioielli, sì, vero? Di vista, sì. Parlavo Cornelia Gracca, parlavo. Questa è Patrizia. Patrizia. Come carina. Bene, assomigliò papà. E come elegante. Eh sì, complimenti. È stata senza al cavallo, maneggio. Senza cavallo. Sa come si dice adesso? Si è data all'ippica. Sì, a voglia. Questo è Lello. Lello. Il minore. Diciamo il minorato. No, il maggiore. La minore è Patrizia. Patrizia. E questo è il nonno. Il nonno. Sì, sì, nonno. Il padre di mio marito. Il suocero. Esattamente. Io stanotte. Signora, quello è l'antenato. L'antenato. Sì, il nostro cavaliere clodoveo Cassarò. Bello. Bello, il squaglia la bocca, bellissimo. 800. 800, sì. Signora, ciò sai, ciò sai. No, la signora ha detto bene. È vissuto proprio nell'Ottocento. Ma la prego, si accodomi, si accodomi. E come sta? E il mio caro collega, suo marito, come sta? Non so. Bene, bene, vero, sta bene. E dov'è? Sì, dov'è? In giro. Sì, certo, aveva sì. Un appuntamento, esattamente non so. Non lo chi. Sa, certo. Comunque... personalità. Ma che c'è? Oggigiorno bisogna frequentare determinate sì, persone, bisogna sì. Entrare nel giro. Sì, ma anche mio marito la pensa in questa maniera. Sì. Ah, pensa così. Sì. Sì. Poco fa ha detto che Domenico sì. Chiedeva di avere un appuntamento, caro. Come? Domani? Io, sì. Ti hai detto di avere un appuntamento. Hai un appuntamento? Non ho un appuntamento, sa, devo vedere l'agenda, sa, per umano. Babbiare, babbo. Ma l'hai detto poco fa per il pranzo. Ah, sì, domani all'11, sì. Per il vero, con barbiere. Sì, no! Ah, con il sindaco. Ah, col sindaco. Signora, mi deve scusare, hai un appuntamento col sindaco, sa, mi era sfuggito. Sì, è un caro amico. Da Peppino. Lo conosce? Ah, ok. Certo che lo conosco, no. Quasi quasi stento a crederci. Vero. Vera, Peppino è un carissimo amico. È bella malafiora, sì. Ossigloso, rispettoso, ma che abbia invitato a pranzo suo marito, mi meraviglia molto. Magari io, regia, ma vabbè, ci stie, vero, signora, ci stie. No, allora no. Non esageriamo. Vera, è buono, cordiale, ma come diciamo noi, per così è Peppino, sì, io glielo tanto. Io lo conosco da vecchia data. Deve sapere che Peppino a casa sua una lira la fa due lire. Certo, voi mi direte, non sembrerebbe di come amministra la cosa pubblica. Certo, certo. Sì, ma bene, questi uomini sono tutti così. Tanto generosi a spendere i soldi degli altri e tanto spizzichi a gestire i propri. Comunque, in casa di Peppino. Sì. Comunque, me lo saluti. Ma lei mi mangio picca, signora. No, ma lei... me lo saluti tanto. Senz'altro, domani alla morte per bella malafiuma. Va a finire che fra picca ci conosciamo tutti. Com'è piccolo il mondo, vero, signora? Ah, piccolino, signora? Sì. Piccolino. Ci piglia qualche
scalo, passa il mio. Grazie, anche perché purtroppo non posso godere a lungo della vostra compagnia e quindi vengo al motivo della visita. Ah, sì. E dica, dica, se possiamo essere utili, io e mio marito, vero Casimiro? A voglia! Fermo, lo stato. Veramente, cioè, si tratta di una sciocchezza. Non so da dove cominciare. E praticamente io e mio marito abbiamo bisogno che ci usiate una piccola cortesia, ecco. Io credo di aver capito. Sì. Che cosa non faremo noi mogli per i nostri mariti, vero? Sì. Lei vorrebbe che mio marito mettesse una buona parola per la promozione del suo, vero? Ma che cosa le salta in mente? Ma guardi un po'. Ma non ci tiene affatto mio marito alla promozione. Ma mio marito in ufficio ci va così, per passatempo. Ma si figuri. Ah, suo marito così quando hanno un rotaggio di tempo per all'ufficio. Ma così per hobby. Ma per hobby. Ma passa tempo. E allora? Per hobby. Veda signora, si tratta di Fufi. Di Fufi? Ah, del gatto. Sì, del gatto. Del gatto. Ah, del gatto. Sì, Veda, siccome io e mio marito andiamo a passare il weekend sulla Costa Azzurra, capisce? Sì, e siccome andiamo in aereo, lui, poverino, soffre tanto il mal d'aria. Allora io ho pensato, li lascia il signor Cassarà in casa. Si già mutano all'aereo. Sempre sì. Sì, allora non dispiace. Che c'entra, signora? Lei può portare lui, tu, canario, cane, siamo una coppia. E invece ci dispiace moltissimo. Ah, ne dispiace. Non poterla favorire. Ma sa, anche noi andiamo a passare il weekend fuori. Sì, è unni. Sai, caro, non te l'avevo detto perché volevo farti una sorpresa, ma ho prenotato per le olie. Oh, deliziose le olie, complimenti. Grazie complimenti. Tanto. Complimenti. Vedo che anche voi la pensate come noi. Da preciso, sì, certo. Appattate. È inutile, gli americani insegnano. Vero, vero, fine vero. Settimana bisogna trascorrerli fuori. Sì, aria. Lontano. Oramai non si respira più in città, capisce? Sempre le solite cose, il solito tran quotidiano. È inutile. Gli americani insegnano. Vero, vero. In città, cara signora, non si respira. Non si respira, smog. Sì. Aria malsana, rumori, quanti rumori. Vero, mani, non si mani, rumore. Comunque, signora, io la ringrazio lo stesso. Comunque, lo lascio al portiere. Pensavo di dispiace tanto. E poi, purtroppo, non posso rimanere ancora. Sa, sì, ho un cocktail di beneficenza e sono l'ospite d'onore. Lei lo capisce? Capisco. E non posso mancare. Comunque, lo lascio al portiere. Pensavo, sarà. Comunque, andate anche voi. Grazie, signora. Grazie, ma l'accompagno. Ciao, Patrizia. Arrivederci. L'accompagno. Arrivederci, signora, tante cose. Mi sa. E Greccio. Grazie, signore. Grazie. L'accompagno. Sì, ci vediamo. Prego. Che cos'è questa novità, parla chiaro? Significa che se la signora Pipitone va a passare il weekend sulla Costa Azzurra, noi non resteremo indietro! Da una ne devo dire! Alle ore! Ma sei pazza, tua figlia mia? Si viene dai Cassarà per lasciare il gatto. Non m'assicutare, una simile vergogna a me. Basta stare il gatto. Alla signora Cassarà. Ma zio, vieni a capo, il gatto. Fermi da capo, lascia stare
poi altro, dimmi a mio come ci ha mangiato a Leone. Con quale sorte? Tu fatti gli affari tu. Io affari! Io oramai questa soddisfazione non gliela do. No, a costo di qualunque sacrificio andremo a Leone. Ma così ma è bellissimo. Quando si parte? Presto. Le mie amiche sono andate tutte a Leone. Io no. Ora partiamo. Ti ci faccio con la cura solo un bello sono Leone. Vediamo da dice solo. Ma che papà gli faccio con me. Ma che vi non fregarete? Ma che vi non fregarete a tutti? Troppo bello. Però ma con aspetta. Cerca di ragionare una volta tanto, non dico sempre una volta sola. Dimmi con quale soldi ci impo. Il debito ne sta. A costo di fare il debito, noi andremo a Leone. Non ne potevo... Io oramai mi sono pronunziato. Non ne potevo fare. Sì, ho detto. Non ne potevo. A Ugg parlavo, t'ho seduta. E tu farai quello che dico io e basta. E basta, i debiti ne stanno a somare, non sappiamo ne mettere. L'abbiamo su te nasce, ne stanno come ne stanno come gli anni cambiati, figlio Romano. Ma chi sta pazza, io la faccio attaccare. Io la metto a giorno nei manicomi. A giorno nei manicomi non lascio crescere giù, una camicia di forza. Perciò Patrizia, però diglielo ma cuore. Diglielo ma cuore. Parla con mia. Parla con mia. Dimmi che hai un ragione. Ma chi sta pazza? Ti rende conto che ne ha mangiato al Leone? Ma con quale soldi c'è al Leone? Che adesso non potevamo discorrere una lira. È vero Patrizia, non hai un ragione io. Parli. Papà. Ha visto che comunico io? Ma tu non capisci che la mamma lo fa per salvaguardare la nostra dignità. Tu queste cose non le capisci. Ma capito, questo è il tuo stampo, tutto l'uomo. Ma che faccio, ti metto le dita? Insomma, ma con te non si può parlare, io me ne vado, basta. E ci fraggi te l'auto che sto. Oh, va. Va. Va, dimmi che non ci voglio parlare con te, va. Va, dimmi, se non capisci. Quando è che partire, lui lo ti incazzato, vieni, specifica io. Voglio provare cose, va, dimmi che io ti faccio, dico io che vado a fare. Corrigo io, ti reformo. Ma come fare? Ma come fare, signore mio Dio? Ma siamo tutti nella casa pazzi, siamo una casa. Ma come? Un povero cristiano si sacrifica una vita per portare a casa un misero stipendio. E chi si ha il risultato? I figli che ti fanno la faccia. Tutti lui. Ad moglie, una persona che ti avesse dare conforto, ti avesse a dare aiuto, ti avesse a dare un po' con allegria nella casa. Non fai altro che rimpacciare di nome ogni 5 minuti, ogni momento. Casimiro, sei un fallito. Non sei riuscito a comprare la macchina, non sei riuscito a comprare un televisore, non sei di pellicci, a motocicletta per un bombolo crono. Oh, il weekend, chi te, ma guarda, c'è un risucchio contrario, il weekend. Un weekend, signore mio, c'è questa nuova speculazione, un weekend, che sa di spendere per forza la fine settimana, perché rientra l'uovo, non si può fare lo sabato e la domenica, papà, no, sa di fare volare, che ti spendere. Come lo voglio? A cui il copa già parco? Ma i carabinieri? Un povero cristiano, papà, papà, con questa sfuga. Ci posso tutto. Ma che te ne sai? Ma queste con me, rimbambito tutto, dorme la mattina e la sera. E con come sfugare, con come sfugare, che mi piace andare a tribolare, con come sfugare, con come sfugare. Che sei dico? Casimiro! Papà, ma allora mi ha inteso. Ma dire una cosa. Ma io capisco, papà. Papà, ma dire una cosa, allora mi ha caputo. L'hai un conforto, uno sfuoco, papà, parla. Parla, rimmillo, rimmi tutto, non mi aiuto. Io stanotte ho inteso un struscio. In questa casa ci sono gli spiriti. Suonare i quattro è che siamo belli.
oggi a meno 8 ore di reclusione muta a Carincia. Mi pare che siamo un cambio di concentramento tedesco. Parla piano. Perché parlo piano, parlo piano. Parlo piano, parlo piano, parlo piano. Non parla. Casimiro! Ehi! Che c'è? Ma che ti stai a domicilio? È che passavo per il mio soprefetto qua a domicilio. No, perché se tu ti addormisci a cominciare a ronfare così forte, canto palazzo ti sentono tutte. E domani, signori Pipitoni, sapranno che abbiamo trascorso il weekend tappate rincia. Ma quando mai ho ronfato io? Sempre! Ma quando mai? Sempre! Sei sempre, io non ho mai. Papà, tu non è che ronfi. Puto è un bombardamento aereo. Dopo il giorno che ho pigliato le pazzie, tutta una testa, tu lungo come a corpo martiendo. Io non arronfo. Non russo! Papà, tu russi. E che se mi sono raccorti? Sì, che russo, signore. L'ho sentita pure io. Ma che la parlo un mezzo senza fede? Ma che dite? E che non mi ha colcata assieme con te che io russo? Parla piano. E va bene, russo. Insomma, se non si può dormire, almeno devo leggere. Quando ho domani luce. No! Da fuori si vede. Sì, ma da dentro non si vede niente. Casimiro, quanto sei serioso. Aspetta almeno che ci riemmo sta finestra. Ora puoi accendere. Tutto tu la lingua mi inzeriente e le botto giurista da occa fosse una bella cosa. Arrabbiamo, caro, che cose stai facendo? Che cose? Giorno. E tu che ci vedi, lo oscuro come gli altri? Io non so leggere. Ma non sai leggere? E che ti darei, pupille, magari hai avuto al contrario? Garibaldi, mi stai uscendo, stai uscendo. Ciao, Garibaldi. Papà, ma non è che sta uscendo? Il ministro è a farmi a base di Atena, un nene rovino da oggi. Non aveva ragione, no. Cristiano. Non aveva ragione, Cristiano. No, no. Viene sabato. Viene sabato. No, giovedì. Giovedì, oggi giovedì, giovedì. Giovedì. Quando salta lì questa faccia di dittatura, mi si rivoluzionano tutte cose comprese, gli annessi e connessi. Tu non italiani a parlare, piano. Mi pigliai un paracqua, mi pigliai. No, Casimiro, spiegaci tu. Fermo, che a caso c'ero. Fermo, papà, fermo. Zittite. Zittite proprio, carità, zittite. Non ho telefono. Era qua. Però non sono uccio. Non si può nascere, papà. Oggi c'è malo tempo. Oh, Casimiro, c'è fuori. Giove. Muovete l'intra, Giove. C'è acqua, vola, lampe, zona. Muovete l'intra, papà, muovete l'intra. Lo poverino. Vuoi dire che vai a nascere, vuoi? Mi regalò il telefono. Ma chi sarà? Chi sarà? Rispondi e vedrai. È un peccato non poter rispondere. Come mai? E poteva essere mia madre che voleva sapere se eravamo in casa. Sì.
Oh, quale chissà, amico mio era. Sicuramente alle sera ho trovato una confermanella. Niente, niente, questa sera vuol dire che c'è ballo casalingo, figlio mio. Questo era Giovannino. Giovannino. Ma aspettava alla società, va a giocare a Gazzusetta. Papà, una paura, stasera si fa un solitario, Giovannino, una paura. No, 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 io dico che era il mio boy. Il tuo? E vuol dire questa sera il tuo boy se ne andrà a pascolare da solo? Io sono sicura che era Tommaso, conosco subito. E chi è la cosa buona, che era Tommaso non ci poteva rispondere. No, 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 ma no, perché? Non ci siamo. Poteva passare la serata qui con noi. Ma noi non ci siamo, siamo alle Oli. Siamo alle Oli e Vili, noi non passiamo. No, 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 no. Lei lo che è che stai facendo? Stamattina non dicevo. Oggi non si suona, Virga. Piano piano, mettiamo, va. Lello? Oggi non si suona. Ah, piano. Lello, basta. Ma pensarci bene, poi a questa prigionia domestica non è che ha tutti i lati negativi. Una visita della suocera scongiurata. Amoroso, amoroso. Una vitellina che rimane senza il suo voi. E un microcefalo atturrato che non può sfogare nel ritmo la sua disperazione. Ah, che bello. Chi lo capisci che non t'ha visto. Scusi! Silenzio! Non rispondete perché non siamo in casa! Fermo quando risponde a noi, forse. Papà, no, no, lasciatemi aprire, lasciatemi aprire, sarà il mio. Ma che fa? Voi ne cavo, voi, chi ne cavo, voi, là, voi ne cavo, prendete la metterduzza, siete da cavo, voi, muovete, tagli a fare un giorno, voi, fate da cavo. Ma pare io uno scrusciore mascolo. Addio, te franco mio, un po', ma te ne dai. Basta! Silenzio! Ma fatemi aprire, ma ti ho detto che non siamo in casa. Sto cosa hai auto. Dove vai? Dove vai? Un soldato. Ma come un soldato? Un soldato. Un soldato. Ah. E che ho visto che non ero da voi? Un soldato questo è. Carmelina. Brava Carmelina. Carmelina, io sono il tuo bell'Antonio. E meno male che non è Paolo il caldo, eh. Un soldato. A nostra casa. Hey. Ma non so, signore. Vuoi vedere che ha visto venire a cercare a me? Vuoi vedere? Come ti pare a te? No. Ah, perciò niente, siamo alle Olie, ma ne sguazzariamo al sole delle Olie e tu ti ricevi i soldati mentre non ci siamo. Ma ah, il tesoro non ne posso più! Perciò chi sono arrivato alla porta sa fa, perciò però per la carità. Grazie! Io con te, figlio, con te. Non siamo in casa, zitto! Non siamo in casa, ma... E io ti cerco! Se possiamo aspettarci. Zitti, che mi sto calando la porta. Ma questo zavolto, non ci vuoi questo zavolto, ma cosa scagliaste con la cucciarina, ma tutti e due la c'hai. Carmelina, apri! Chi sei? Chi sei? Perché non te ne vai? Vattene! Tu lo sai che io muoio d'amore per te. Oh, se questo c'è accanto nei paletti la nella porta, siamo felici a calentare. E come mi chiamo? Grazie, ma che sta grazie? Giselda. Bella sedia, papà, bella sedia, grazie. Papà, tosca. Che tosca, traviata, è norma, proprio grigi. Qualunque. Mi scusi se mi permetto, io ho un'amica che è cameriera come me, che si chiama Giselda. Giselda. Ma che vuol dire Giselda? Non c'è l'articolo come a te, che sono. Sapere. Giselda. Io sono Giselda, la nuova cameriera, Carmelina è stata licenziata! Ma vattene, vattene! Va bene, ma ci vuole tanto a rispondere! Oh, ma vattene, vattene, altrimenti in grido, vattene! E perché è stata licenziata, Carmelina? E perché riceveva i soldati quando i padroni non erano in casa! Ma adesso i padroni sono in casa! No, no, no! Sono a Leoni! E allora aprimi! Ma vattene, ma vattene, ma vattene, ma vattene, vai, ma vattene! Apri, faremo conoscenza! È bello l'articolo che ti scogliaste un po', ma tu non lo hai!
accoggiatore, spartogiamo, per gli accoggiatore. Per gli accoggiatore, mugiamo. Vattene, ci vediamo domani alla villa, spisci, vattene. Ma con chi stai parlando? Con un'altra cameriera. Ah, due, all'ingrosso. Io parlo con un'altra cameriera. Adesso i Cassarà hanno due cameriere. I Cassarà, due cameriere. Ma è morto di fame. Qual è la nostra reputazione presso le forze armate? Quei morti di fame! Vergogna! Certo che ne fai una bella pubblicità! Vergogna! Ma pensarci il buono non è cosa andata via, si sbagliava assai! Ma come sarebbe a dire, Caccarin? Sarebbe a dire, Caccarin, e ci sei un giasto, ci sei un iscito con giasto, figlia mia! Cavi e mi mano perciate e sfisprimmi i soldi che pare che fossero fave, che se ne vanno, abbondante. Per fortuna ci sono io in questa casa. Tu? Sì, tutte cose a rotola vi sta fatto io. Sì, io devo salvaguardare il decoro e la dignità della famiglia. Ah sì, perché è saltato. Perché se fosse per te, ah, sì, sì. Noi non saremmo calcolati dalla società. Invece mi calcolano Carincia, Giuserincia, che hai portato i fami fuori. Ah, perciò salvaguardare il decoro e la dignità della nostra famiglia significa mantenere una cameriera a 200 mila lire al mese e invece la tua figlia è un fisaccane che non sa fare manco un uovo fritto. Mia figlia è nata, signora, e queste cose non le può fare. Tua figlia è nato senza maniglio, senza ambriglio, ma in compenso però il vestito da mazzone. Adesso c'è il vestito da mazzone? Adesso, sì, a voglia. Un appresso avrà anche il cavallo, ma e questa devi scapparrare piano. Questa speranza da stare tutto, un cavallo io ci faccio un cieco per mortatella, la oggi che cavallo. Ma vado, figlia mia, se Carinza s'avesse camminato come è giusto camminare, e noi spendere i soldi in maniera inutile per cattare un vestito a chieda, per cattare un casco a chieda, vedi che manco ci vanno la testa, lo capisci? Se qua invece noi l'avessimo salvato i soldi come è giusto fare, come a tutti i famigli fanno, noi veramente avessimo aiuto al leone e non avere in casa gente che ci considera quei morti di fame. È buono ora. Se non sei capace di mantenere il decoro in casa, state almeno uno. Caro mio, ci sono mariti che sono capaci di baragnare anche oltre 2 milioni al mese. T'abbasso, e tu certo non sei uno di chissà. T'abbastano che ne cate porto io, t'abbastano. A starci bene poi questo weekend mi piace. Ah, io sono alle olie, a godermi il sole delle olie, a bronzarmi, a sciacquariarmi al sole delle olie. Oh, che belle sono le olie, con il mare delle olie. E mi abbronzo al sole delle olie. Ma tu sei spaventoso. Non sei più sta piacendo veramente. Oh. Ho chiesto sempre se c'è. Caruso, ho chiesto sempre tu quei che sarà chiesto. Sì, te calo sempre chiesto chi non via ferro. I ladri di domenica. Ah, c'è i ladri di domenica, se pigli non io nel riposo se pigli. Telefoniamo alla polizia, io ho paura, togliti. Ma che siete pazzi? Telefoniamo alla polizia, ma che stai? Sì. Stai magari venire il carino. Ma che rubare, figlia mia, sprisci, proprio per la telefoniamo alla polizia, no. Però per la decanità, telefoniamo alla polizia. Per farmi telefonare. No! Ma cosa di farci rubare? Tutto sotto gli occhi? Niaccio non è matriculare. Ma tu sei pazza scappata, figlia mia, come Niaccio non abbiamo niente, non abbiamo proprietà carina. La dignità della famiglia la va a far rubare, magari ciò che sono amici. Ma tu sei pazza. Anzi, ci possiamo nascondere. Come ma la cucina. Ma fermo!
marito uno solo, nai. Vedi che se chi tu, ma vedi che se chi tu, se mamma ammazza, vedi che poi non hai a nulla. Pezzi esci moneta, rapi, fai ne scelta figlio. Fai ne scelta figlio, capito, quando è mastino, che si scanda. Fai ne scelta due parpaglioni di rasso, fai non esci. Grazie, ma fare, signore mio Dio, ama casa. Che è la già niente, adesso si è maccuccia. Disgraziata, perché sei a tempo, rante. La rante, che ci vuole, la falazzetta che io passo. Ancora non è da sotto. Era non è da sotto. Disgraziata, se ti accuccio un colpo, ci abbatto da leva nulla. Ma non esce, esce la c'è femmina, mi capisci? Perché so fai sto mestiere? Tutto il giorno a lavorare, a studiare le nuove tecniche del furto, furto con scasso, rapina, ti rendono la vita sempre più difficile con queste nuove tecniche. Che deve sapere? Che deve sapere? Capisci? La tecnologia. Tu che sai scassare un catenazzo con due nasa? Con due nasa, no! No, c'è nasa! E canozza! È difficile!
Noi siamo una categoria sfortunata. Che squamma rivitta sta categoria? L'uomo umano, amore. Avessimo a cangiare il mio subito. Ecco che tu avessimo a fare. Ora stesso. Guamore. Ora stesso. Ora non mi metto a travagliare. Ma dico. E stavolta sta riunione non mancava. Noi non abbiamo la cassa mutua. La cassa muta, muta sì, ne vanno a parlare. Non vediamo che arrivalate, mi capisci? Niente. Io mi polizzasse e facesse un bello sciopero. E un sindacato, hanno a fare un sindacato. Un sindacato, e scioperammo una stessa. Che ti pare giusto? Che a travagliare 365 giorni l'anno? Che ti pare giusto? Certo. Se non fosse che i feri obbligati, dai, allora, me ne cano scappare. No, niente, ti seguivo. Che non ci fosse un momento del riposo. Ah, perché tu hai stato in galera. E che? Non mi riposare magari io ogni tanto. Tu mi capisci, in galera le guardie carcerarie a casa. Ma che peggiorare le guardie? Che malavita, che malavita. Ognuno visto, cangio vita e basta. Ora stesso cangiamo vita ora, vedi che bello, sai che ti devo. Ora faccio vedere, ora mi intimmi subito a cercare. Cristo tu porti tu, vedi che bello. Cristo è corrompato. Cristo cane, mi intimmi in partenza e tu porti subito da lì. Amonimmi. Fermo.
moglie. Io mio figlio, mia figlia e il nonno. Io chi sto qua? Nino Picchio. Viene qua Nino Picchio, c'è una testa di luna, viene qua papà. La Carmelina nonché la moglie del reggimento. E perciò tu quando te ne vai a rubare ti porti tutta la tua famiglia, compresa la persona dei servizi. Sì. No, ma guarda, vedi che io sogno. Ah! Un po' giù di casa. Non mi dire che sei un po' giù di casa. Proprio così. Ma non è che ci porti. Non sento stare in casa per non essere scoperto. Perché? Che sei? Ricercato magari tu? Magari fosse ricercato non facesse qualcosa nella galera, a me non mi spesso ricca intra. Tu non puoi capire. Il decoro, la dignità, l'onore della famiglia sono tutte legate a un weekend. A un weekend, urne. Insomma, per fare che cosa? Un fine settimana. Fine settimana. Fine settimana. Chi si comunque su a fare nulla? Per e no, signore. Perché io te un pugno, viene a casa un questo è su affare mio. Fatte per tu. Perché quando uno dice che va alle olie, deve andare alle olie. Che tu stai buffoniando? Hai visto? Una buffoniata. Perciò io prendo i miei rischi. Io pago i miei informatori, sì. La mappa ci vai a sorde puntante e mangia. Chi stai spese mi chiama. La famiglia Cassarai fuori in questo weekend. E già, io già sul rischio pago e piace per farci giocare Caincia. Ma signori miei! Questo pazzo comune non è che va a finire. Ha ragione, non va a finire comune questo pazzo. Ognuno deve fare il suo dovere. Sì, onestamente fa il suo dovere. Bravissimo, hai parlato come un libro stampato. Bravo, mia Tiddo. Mia Tiddo. Io avessi una giornata per le vostre meschine ipocrisie. Senza puntare a parla comparsa che ci fa truccare la moglie. Vedete che si scatta, fatemi vedere. Niente, lei... Lei non sa preoccupare perché nessuno saprà che lei dice che lei... Cioè voglio dire che in questo momento ci fu questo piccolo... Nessuno saprà. Nessuno. Certo. E avete tutto l'interesse a stare remute. Nessuno. Mamma moglie. Che fa? Mamma moglie qualcosa c'ha a contare. Ah certo, aveva ragione. Gli imponenti, che buche pulite le palle, metterà al corrente tutto l'ambiente dei raggi. Ah, sì? E per la fiora dei popoli di pezza che ci fa. Schino, aveva ragione. Sa che fa, lo amo male. Spartiamo la differenza, lei si porta sto bello quadro, lei si porta sto quadro e si porta sto bello grammofono. No, no, chi se no va? Vengono immolati per il decoro e la dignità della famiglia. E il mio decoro? Uno mette su te viene. Mi dispiace, ma io non sono abituato a rubare cose che non mi piacciono. Visto, è contro la mia etica professionale. E allora che mi si manca? E mi dispiace. Mi dispiace, ma non contate su di me perché sarò costretto a rivelare tutto. E contasse tutte cose. No, contasse tutte cose. Ma siete vergogna, no. Meglio la morte. Ma che faccio? Viene qua, parla per me. Ammazzateci tutti. Ma che faccio? Ma per chi mi ha preso? Ma io sono un ladro e non un volgare assassino, signora. Rida, un colpo niente, rida. Rida. Ma guarda in che situazione sono cacciato. E comunque... Comunque? Lasciatemi pensare. Pensavo. Perché va a pensare, cara signora? Forse per me avesse fatto finta che oggi fece gelè che non se ne parlava ciò. Ma mia moglie e mia figlia che ci conto? Che ci porto? Che dia non fame, qualcosa da mangiare oggi, signora. Mi aspettano con l'uoccia via. E mi scanda che magari per me ci sono legnate da parte della mia moglie. Magari per io, questo male, caro. Senti che fai? Senti ferma se una cambiala a 6 mesi. So che non hai, una cambia leggera. Che ci vuoi? A 6 mesi ho scudo una quanto dato una bella pugliata. A 6 mesi fai e mangia. E io mangio fra 6 mesi. Ah, già vero. Sentite, io. Ne ho pensato la pizza. Parlasse. Vediamo che me ne pare. Ah,
Aria confusa. Io ora me ne vado. Oh, che bella pensata, grazie, ma da scusare non disturbo. E vieni ormai a mezzogiorno, cacco, tutta la mia famiglia. Se mi mettete a pranzo nella vostra casa. Che bella pensata. Io a mia moglie ci dico che mentre mi trovava a rubare a casa la famiglia Cassarà e mi stavi portando tutta refurtiva, oro, carugenera, argento, posaterie e così via. E si raccoglierono tutta una volta i padroni di casa. E mi pigliarono che mano lo sacco. Ci dico che mi volevo denunziare i carabinieri. Io però mi contai tutti i mapene. Piacerebbe come ho visto. Con le tenere, capito? Fino a un punto che decidisco per ammettare tutta la mia famiglia a pranzo, cara. Che bella cosa! Così almeno sempre che mangiamo. Ora intratteniamo un rapporto, singiamo, amicizia. Geniale. Io l'ho detto su. A Cugliero che lei era un ladro gentiluomo. A Cugliero capro, carina. E Patrizio, offri da bere a questo gentilissimo signore. Ma che c'è dubbio, vedremo che ci vogliamo dare. Sì, cosa a stazzeletto, vedremo se vogliamo dare. Un americanino, un analcolico, un gin fizz con la scorzetta di limone. Faccia lei, signorina, qualcosa per fare Maucarucci. Un aperitivo, sì, sì. Aperitivo. Contenta, tu, ma stai papariando. Con la viattina, tia, dall'olio facisti in congio d'alto bordo. Con la viattina. Però è un peccato non poterlo raccontare alle mie amiche. Perché domani mattina, bello, abbandonato, ci punto a tutti. Ma come ci punto? Se ci punto, un vengono a sapere che abbiamo passato il weekend da Patrizia. Ah, perciò tu non sacrificheresti il weekend per un avvenimento così lontano? Ah, figlia mia! Spirito! Ma guardasi! Quanto ti piace! Era discussione con Parpaglione. Ma qua non è rimasto niente? Discussione con Parpaglione. Ci sono soltanto bottiglie vuote? Sì! Io la ricco sempre, mi dico sono gli spiriti! Ma che rovino! E in sta casa? Ci sono gli spiriti! Lo porta ammalacciato, vedi, Parpaglione, da lei c'è una cordetta. Ma che c'ha? Finisce il chiamare Parpaglione? No, perché lei ha capito che c'è differenza. Che ci sono poveri e povere. Come ci sono ladri e ladri. Non è che sono tutti ladri su poveri. E poi, povere ladri, magari. Sbagliaste per un picciotto. Vedi chi è? Povere ci si può nascere, ma ci si può magari diventare per bisogno. Eca una vita. Ci sono poveri e poveri e l'altro e l'altro. Ora Rico, che ti pare giusto? Che noi siamo la categoria più sfortunata e disgraziata che c'è, non c'è papà. Discussione. Non c'è sabato, non c'è domenica, non c'è Natale, non c'è Pasqua. Sì, ma Rico, ma tutto c'è un limite. Non abbiamo nessuno che difende i nostri diritti, non abbiamo un sindacato, non abbiamo un partito! Ehi, non sbagliaste, figlio mio, perché gente come agnace, anzi, meglio reniace, a Roma ce n'è una ciurma. Ragione c'hai. Piuttosto, signorina Patrizia, ma l'aperitivo? Sa, ci deve scusare veramente. Ma proprio in questi giorni abbiamo avuto tanti ospiti. Buona. E proprio l'aperitivo è andato a ruba. A Libra, sì, tutte si appuzzavano all'aperitivo. Gli ospiti, ognuno un suo niente. Siamo veramente desolati. Siamo desolati. Cara signora. A me mi pare che siete spasolati un po', più che desolati. Comunque, nessun problema. Voglio avere il piacere di essere io a offrirvi un aperitivo. Già mi cattendavo. E come fa? No, se lei ne esce e se ne va a sua casa, sua moglie non capisce tutte cose. Cara signora, mia moglie è che ci accontare. Cacciovara a ma casa, manco in acqua fresca, cara signora. Non è che se ne va. Non supermercato. Supermercato, oggi è domenica, non ci stai io. E allora, che significa che è domenica? Ah, già, dimenticavo. Un supermercato è chiuso. Agente, per Dio è chiuso. È mia, è chiuso, ma per Dio, tutti i porti trafono. Signore, poi le confesserò una cosa. Io ho il piacere di offrire questo aperitivo. Per chi nella mia carriera non mi è mai capitato di trovare una famiglia così gentile come la vostra. Minciuna tutte. Minciuna cognome. Allora, signor Cassarà. Prego. Signora. Prego. Vado.
Come tu perdesse tempo, La porta c'ha le stanno a frazza. Senza suonare! Senza suonare! Sì, che ci penso suon... io! Non l'angugnassa! Non legnarmi! E anche questa è fatta! Questa è fatta, eh sì! Nella vita basta saperci fare! Sì, basta avere un poco di savoir faire, come dicono i francesi, e poi tutto si aggiusta. Devo fare manca l'aria, ma che savoir faire, cosa ruggi, savoiarda e fa piacere, che finisce la biscotta, finisce. Casa mia, che ci sono io, biscottina? Sì, papà. A me non un biscottino. Un biscottino, sto sponzato tu ruggi. Sto weekend mi piace, stai facendo sugo in sto weekend. Ma chi è ne festa, che ti fai magari un sugo? Ma sentite, parla le stonate tutte rue. Ancora prima di fare scruscio, ci vuole tante ore. Oh, ancora non ne vuole fare scruscio. No, ma che mi piace tanto su scruscio? Unica! Papà, però per carità, ma quale finiscila per piacere. Per piacere, dal caso c'erano cose le turche, papà. Cosa mio, i turchi che avevi tu? Non sono turchi. Pronto, che so? Lui, ai sperdi! Una mostanza che sì, mi vuoi preparare un cagliere a nessere? Non mi dire. Agliere a missa, Antura andesse a suonare i campani. Ma quale missa, quale campana? Antura, i campani che suonarono non erano per la missa. Quale missa? Chi si erano campani rinconia? Sì, campana morto suo papà, i campani rinconia. Campana morto? Sì. Mi si cadeva a vista, vado magari a scanziare. Ma come stai in quel silenzio? Che mi sta venendo un giallo? Chi sta scrivendo? Parpaglione, la malatare che viene la capa. Chi sta un... Ma è un passatempo, non è bene, ma stavolta lo sistemo io, Ma che tu ha, ho visto? Che tu ha, ho cao? Ora ci dico io. Chi è? Chi è? Sono io, signor Casarà, la signora Pipitone. Che vuoi? Non posso soccare da capo sto chiodo. Maria, quella a dire. Signor Cassarà, se arrivo con su posto. Maria, disse chi è? Ma non... Ma pidonando. Maria, come c'è? Ma c'è chi è? Sento in casa mia. La tua casa è dentro. C'ho rispondisco. Che rispondo? Noi siamo a Leoni. Ma che sei scemoneta tu? Arriva. Io sono a Leoni. A parlare giusto. Stai cognettando ma il bordolino a lingua e parlo con il soldato. Arrivo. Arrivo! Signor Cassarà! Signora Pepitone! Sa, ho sentito dei rumori, delle voci. Ah, sì, rumori! Allora mi sono preoccupata. Lei? Lei capisce, di questi tempi i ladri sono dappertutto. Ma che mi dici, signora? Io non mi ne bene di ladri. Ya sa, no, niente, siccome era la televisione. Sì, io sì. Quando sogno cane a far tornare perché aspetto una telefonata. Sì, così mi dice, cioè, voglio dire, così. Ah, infatti, non è andato? No! A Leoni non è andato? Sì, ah no... Non ci sono andato e sono tornato! Ah, no, io invece non sono andata sulla Costa Azzurra. Allora non era la Costa Azzurra? No, ho lasciato partire solo mio marito. Bim. Sa, affari di una certa importanza. E poi lei capisce che... Che cosa, signora? Delle volte alcuni giorni di libertà sono necessari. Ma che vero! Sì, noi mogli lontano dai mariti. Bim, e poi mariti lontano dalle mogli e dai figli. Insomma, si ritorna a scapo. Magari per poco, ma è tanto necessario per la vita di Pocca. Infatti, non sono partita perché aspetto una telefonata urgente. Ma con lei? Sì. Maria, tutto lui sa fatto, mi telefonata urgente. Sì, e poi sì, cosa sì. Vuole, signora, la moglie è l'angelo del focolare. Questo è vero. È vero. È come vero che l'uomo è eterno,
su cui gira tutto il focolare domestico. Governo e auge governo, sì, signora. Però, che più cosa è? Però qualche ora di libertà non è trasgressione. No, quando no. Mai. No. Anzi, direi che cosa buona. Ah, sì? Terapeutica. Terapeutica. Per il risveglio dell'amore ormai sopito. Ah, dell'amore così, sopito! Così quando ci si rincontra e si diventa... Chi ama, signora? Più possessivi. Ah, sì? Più appassionati di prima. Ah, sì? Perché mi fisco le neurici? Sì, ma, che fanno? Ma prego, s'accomodi, signora, s'accomodo. Ma chi sta chiamando? Io, Maria, mi ci usci a casa. Sabe, signora, soffro di depressione organica, signora. Sì? Se volessi, sabe, poi... mi ha avuto tutto e poi il cuore ha cominciato a battere. Mi faccio sentire. Che cosa, signora? Che può sentire? Il cuore, ma poppete. Signora, non sta dietro, queta. Ma il suo è normale. Un mio ci pare a lei. La casella sta scendo. Non faccia complimenti. E perché, signora? Ma poggi la testolina qua sul mio cuore. Ma che fa? Sta scendo pazza, signora, per la prova di un bel Maria, che mi sento uscire nei canne di rossa. Lo senti, lo sente come galoppa. Io oggi qua galoppa. Lo sente? Siamo due cavalli di corsa, tutte noi, signora. Sente, calma. Oh, voglia, signora, sape un po' di palpitazione. Capisco la situazione. Anch'io sono imbarazzata, cosa credo? Sola, nella casa di un uomo solo. Ma lei ci pare, signora? Certo. La gente a saperlo cosa potrebbe pensare? Niente, che cosa deve pensare la gente, signora? Niente, assolutamente niente. Signora, una signora ancora giovane. Giovane. Attraente. Ah, Yavutro. E capace di certi slanci d'amore. Sola. Lei. Nella casa di un uomo solo. Oh, ma io sono certo. Me lo lasci dire. Chiunque penserebbe ad una... Tresca d'amore. Ma quale resca, signora? Quale resca che lei si sta... che lei si sta cianno da 100 anni la vita mia? Mi sta cianno feo, fico, dove muore da me, usa, signora? Ma su, ma proprio la carità mi disse che dove volesse ne va, signora. Ma che fa, mi manda via? Io? A lei? No! Ma che c'entra? Lei è carina a postare come un Cristo della chiesa. Che ma c'entra? Sofia! Ma perché continua ad essere così? Io? Separati? Io? Siamo soli. Sì! Nessuno la può sentire. Che sei? Pia. E come mi pigliano a muzzo a tutte ore. Ma perché continua ad essere così riservato? Io riservato? No, ma signora, no. Ma sono così proprio sdellassato. Ma non deve essere così. Un uomo interessante come lei, un alto funzionario, un uomo vero. Maria, non lo dice. La moglie di lui lontana. Lontano. Chiunque penserebbe ad una tresca d'amore. Signora, resta, non c'è nei pisci, non ne ha mai mangiato, signora, per la precarietà. Ma perché? Che c'è? Ma cosa? Che cosa? Niente, eppure signora. Ieri. Ieri? Che faceva ieri? Io, ieri. Mi ha guardato così intensamente e profondo da farmi quasi arrossire. Maria, signora, sape, io ataleava come si guarda una bella giornata di primavera. Ma la ringrazio. Niente che, signora Maria, tenetemi. Ora di averla paragonata a una bella giornata di primavera. Ma perché continua a essere così riservata? No, niente, signora. Ma si accomodi, ma venga qui. E chi se no danno mi fa? Ma guardi che i complimenti e le cortesie fanno piacere a noi donne. Ci piacciono, signora, che ci posso offrire una cosa? No, niente, Casimiro! Casimiro! Che fu? Ti ho chiamato Casimiro. Lei mi chiamava Casimiro! Ma spero non ti dispiace. A me, no. E tu? E io? Chiamami. Laura. Sono Laura. Ma ti viene proprio così difficile chiamarmi? Che cos'è? No, signora, che cos'è? I atti per l'interno, io la finestra aperta. I cani, no, i surci. Ma i surci? Ho i sorti dei surci, signora, di sta maniera. Ma non ci scambiassi, che sono tutte attaccate. Cosimiro. Laura. Cosimiro. Laura. Cosimiro. Ehi. Cosimiro. Ehi. Cosimiro.
Casimiro, è la mia presenza che ti mette a disagio? No, che c'entra? Vedi come sono proprio bello liscio, tranquillo. Vieni, Casimiro. Rifrescato. Vieni, Casimiro. Piano, non mi spavazzare. Casimiro. Dimmi. Anch'io, sai, mi sento a disagio, Casimiro. Ah, lei... Sì, mi sento a disagio. Lei è... Ti sembrerà assurdo quello che io ti starò per dire, ma Casimiro, io mi trovo ad una svolta decisiva della mia vita. Maria, non... Casimiro, io non ho mai tradito mio marito. E come mai, signora? Cioè, voglio dire, non ne dubito. Vedi, non ne dubito. Vedi, Casimiro, perché ho sempre pensato che il dovere di una buona moglie è di stare sempre vicino al marito, sia nella buona che nella cattiva sorte. Ah, sì? Certo. Tu mi dirai che mi è stato facile, che non mi è mai mancato nulla. Chi t'ha mancato? Anzi, i bei vestiti, bei gioielli, viaggi di qua, viaggi di là. Ehi! Ma Casimiro, che parla? Una donna come me ha bisogno di qualcos'altro, Casimiro. Che cosa? Che cos'altro, sì? Dell'amore. Dell'amore, dell'amore, ehi! Casimiro. Sì. No, non dire niente, Casimiro, no. Parla, io so che anche tu non sei felice. Lo so. E so anche che cosa ti manca. Sì, un terreno sotto i piedi. Oh, Casimiro, io posso darti tutto quello che ti... Ma tutto, Casimiro, tutto. Casimiro, ora. No, Casimiro, ora o mai più. No, ripetiamo un'altra volta. Casimiro. Il telefono. Casimiro, che succede? Ti ricordi che aspettavo una telefonata? Davvero? Aspettavo. Ma tornerò presto, Casimiro. Casimiro, non ti lascerò per tanto tempo. No, io qua sogno, dai, ti aspetto. Casimiro, aspettami. Casimiro, arrivo. Casimiro, aiuto. Casimiro. Sì, Casimiro. Sta babba, magari non mi piace. Io è andata via, la signora. Signora, la signora. Mia capitonia, è andata via. Babbaretta. E la babbaretta da lì. Porco! E allora, te, portatillo. Mi meraviglio di te. E sparte mu frescolia che stai. Babatin. Guardatini. Ci voglia dire non parlare. Casimiro, io sono su da cucina, non ci voglio stare. Non ci voglio stare. Ma è lui. Andiamo. Sporcaccione! Ma vergogna! Alla tua età! Ma che ancora? Ma sei tutta mia! Tutta mia! Insomma, ma si può sapere che cos'è sto passa e spassa, Ci organizziamo per la notte. Nel caso la signora Pipitone si vuole trattenere a lungo, in dolce conversazione. Oh, può avere che la colpa è mia? No, è mia. Oh. Io il delinquente ho sentito tutte cose. Ferma, quella. Quella. Casimiro. Quella.
Io mi chiamo Laura. Se si chiama Laura, ci puoi dire una donna come me per essere felice ha bisogno dell'amore. Pulisita, io qui c'entro, a me non mi chiamo mai più Casimiro. Non accomunzare coito come pergami per celosa, è quello. Ora mai più! Non fai spampazzare la notte, vanno, la testa a cuoco! Siente, siente, ma vuoi vedere che io vi pare che parla ammeleggiano, parla ammeleggiano. Mi pare che qua, se questa signora Peppitone è stata considerata un idolo, e tutto si è fatto in funzione della signora Peppitone. Ora questo idolo si è permesso e si è messo il lusso di mettere i suoi occhi su questo umile mortale che guarda il tuo marito e tu stai facendo tutto questo caseriano. Non essere ridicolo. Ah, sì, io sono ridicolo. Quieta. Del resto è perfettamente inutile che ti ricordi che tutto quello che io faccio in questa casa lo faccio per te. Mia, per Peppitone, non per me. In quanto alla signora Peppitone. Non spingere di mano, cosa mi già scurato per il fracco, per me. Non ti fare troppe illusioni. Spingere di mano. Chi ti dice? Chi ti dice? Che non le sia venuto il sospetto che noi fossimo chiusi di lei in cucina. Chi ti dice che tutte le sue moine non fossero che una manovra ben concertata per farmi venire fuori dalla cucina? Chi ti dice che non sia venuta qua per vedere se gnavoci o non gnemmo veramente alle ore? Chi ti dice? Che ti dice? Che ti dice? Che ti dice? Mi puoi mettere la panna nei canne di rosa, stare quella. E tu dopo questo che ti dice non vuoi fare parlare. E tu con tutto questo scebito che hai fatto da ringia, le hai tolto qualsiasi sospetto. Cagna Germodelli. Io scrosso ciò ufficio per chi conosco i miei polli. Non hai niente che conosci la mia. Tu non hai niente che conosci, le sogni trasparente e limpido come l'acqua sotto il sorgente. Guarda, guarda, non mi fare segnare. Poi non mi scorda muove qua. Ah sì? No. Io mi sacrifico ancora. Ti sacrifico e muovo te qua. Non mi fa mettere il monte mano, eh? Noi siamo ancora al leone. A che te pare? Ora tu dovresti essere carino, mi fa compagnia, un po' di mia davvero, che muovete qua. Muovete qua, non te ne dai in. Non te ne dai in. Ah sì, te ne vai. Te ne vai. Attento. Te ne penterai. Amore del mio cuore, la prego, signor Cassarà, ritorniamo ad essere come prima. Oh, ma sei prima il problema. La prego, mi aiuti. Io, e che ci aiuta? Ho parlato al telefono con mio marito. Ah, Costa Azzurro. E che Costa Azzurro, e Costa Azzurro. Mio marito si trova nello studio dell'avvocato Panizza. Suo marito? E sta per costituirsi ai carabinieri. Suo marito? Oh, sono disperata. Sono disperata. Veda, purtroppo mio marito si è lasciato prendere dall'andazzo generale e diceva tutti rubano e perché non posso rubare anch'io e veda, e ha cominciato prima con poco e poi man mano sempre di più e lei capisce che con il misero stipendio non era possibile condurre questo genere di vita, la macchina, i vestiti, i gioielli, e allora ne ha approfittato e adesso pare che nelle casse dell'ufficio ci sia un ammanco 150-200 milioni. 150 o 200 milioni, signora? Ma che siamo pazzi? E io che avessi a fare? Lei mi può aiutare? Io? E che a fare, signora? Io se mi metto a testa a pozzura, se a noi io ti faccio un milione, non la pigliare 400 milioni, signora? Lei mi può aiutare? Io? Non ne quando? Sì, perché lei è il capo ufficio di mio marito. Lei capisce che se solo vuole, io la prego, guardi. Glielo chiedo col cuore in mano, se solo vuole per alcuni giorni il tempo di nascondere certe carte, certi registri, ma guardi che pagheremo fino all'ultima lira. Oh, guardi, quindi guardi che se lei fa questo per me, io farò tutto per lei. Lei è venuta qua per me. Sì, signor, per essere aiutata. Per essere aiutata. Sono disperata. La prego, e già, quindi la prego, è venuta signor, per sì. me, per essere aiutata. Sì. Che ci può dire? L'amore? Io? Questa pacifista? E da quanto dura la commedia di quella farsa? Da più di un anno. Da più di un anno e non faccio niente. La prego, mi aiuti. Sono disperata. Signora, se ne vada! Se ne vada!
Se ne vada, cara signora. Signora Pipitone. Anzi, cominciamo a rimettere di nuovo le distanze che ci separano tra me. Fermo con signor Casimiro, mi chiama signor Cassarà. Con i cognomi si ristabiliscono subito le distanze. Io sono il signor Casimiro Cassarà e lei la signora Laura Pipitone. Moglie di Gaetano Pipitone, cassiere e mio dipendente. La prego, mi... Niente, signora, se ne vada. Se ne vada, signora. Anzi, no, ferma. Ferma, ferma, signora, ferma. Uscite tutti. La commedia è finita. Fuori! Ecco i signori componenti della famiglia Cassarà. Cara signora Pipitone, le comunico che per una onorevolissima e doverosissima mancanza di soldi, la famiglia Cassarà è stata costretta a trascorrere tappata in casa il weekend. E voi, componenti della famiglia Cassarà, vi devo comunicare che i lussi, le pellicce, le macchine di lusso, i viaggi e tutta una serie di sprechi che contraddistinguevano la famiglia Pipitone sono il frutto di una serie di truffe aggravate, continuate, di latrocini perpetrate tutto ai danni del mio ufficio e che sicuramente domani voi troverete scritto sul giornale. Se ne vada, signora, se ne vada. Se ne vada. Anzi, no, ferma. Ecco l'uomo che fa per lei, signore. Oh, benvenuto, caro amico Renzi. L'affido alle sue mani, signora. Lui di queste cose ne sa meglio di un avvocato. Vada, signora, vada. È arrivato a sto punto, non c'è motivo che ieri sto qui. Signora, significa che prenderemo un'altra volta. Ma chi c'era bisogno che ci riceva tu che non fu a Malleone? Basta. Basta! Da oggi in poi si cambia il registro. Fumo negli occhi alla gente, mai più. Tu mi hai sempre accusato col tuo cervello da microbo di vivere da piccolo borghese. E io me ne vanto. E da oggi in poi si cambia il registro e qua dentro si vive da piccoli borghesi. I lussi, i viaggi, le automobili, i vestiti da mazzone, i quadri dell'antenato. Diamoli a chi ce li ha, noi antenati non ne abbiamo. Diamoli a chi ce l'ha. Antenato caro, vai nella famiglia dove ci sono gli antenati. Da oggi in poi si cambia il registro e ora tutti a letto. La notte, porca, consiglio, te ne fuori.